L'applauso non era per noi, chiaramente era per Pino Daniele, che, da cui abbiamo ascoltato su a ruota dopo il GR, naturalmente la canzone che è scelta sempre da Carolina Cutolo, ricordiamo autrice di Porno Romantica. Stiamo parlando appunto di quelle, dell'accostamento di queste due parole che apparentemente sembrano che non siano conciliabili, e invece. Secondo la teoria poi di Carolina, che poi si è Chiamiamola sviluppata così. qui in no, ma si è sviluppata qui in studio, raccogliendo consensi da parte di Loredana Bontempi, che è di Irene Bozzi. E, tra l'altro, quello che tu hai fatto con il blog, effettivamente, poi in poche parole tu hai raccolto un po' quella che è stata poi diciamo le confessioni che sono arrivate tramite il blog. E l'esperienza del blog l'hai raccolta poi in un libro, in poche Sì, parole, questo è il sicuramente. tuo assunto. E però diciamo che quello che tu hai fatto con il blog, effettivamente Irene l'ha fatto durante la sua carriera professionale. Certo, sicuramente. No, perché sia i miei libri, ne ho scritti alcuni, che anche il giornale o comunque la televisione che faccio, il mio programma che va in onda Ricordiamo su su 5 5 Stelle, sì, Stelle e così. su Sky 906, si chiama Smanie e Manie, dove intervisto dei personaggi noti su problematiche loro personali. Ma sempre raccogliendo comunque quelle che sono le esperienze degli altri, perché le esperienze anche del segreto della terapia, certo non riportando nomi e cognomi in quel caso, Certo. è ovvio, Cioè, come il però prete sono, esatto, nel no, confessionale, vabbè, poi noi abbiamo c'è il un'etica segreto. professionale, quindi c'è il segreto, però servono molto per aiutare gli altri. Perché in effetti sulle esperienze degli altri molto spesso ci si riconosce e quindi rimeditando su noi stessi riusciamo anche a trovare quegli escamotage, quelle vie d'uscita che possono essere utili per migliorare il nostro modo di essere, quindi per vivere Bellissimo. positivamente, come dico io sempre, che poi Positivamente, il tuo termine è, come dire, è quello che ha. lei appunto porno romantica, io invece positiva. Positivamente, la tua parola Positivamente, la mia fortunata, parola la tua chiave, parola chiave, la tua parola fortunata, fortunata, sì. infatti il tuo sito si chiama Positivamente, la trasmissione, cioè un po' La tutto, diciamo. trasmissione si Si chiamava chiamava Positivamente, Positivamente, adesso certo. si chiama Smanie e Manie. Comunque, i miei libri, uno si chiama proprio Positivamente, l'altro Vivo Positivo, Insieme Certo. Positivamente, quindi, ed è una scuola di psicologia e di psicoterapia che è nata negli Stati Uniti, all'Università di Palo Alto, e che cerca attraverso una terapia breve, una terapia comportamentale chiaramente, perché io sono, anche se sono nata con Musatti e quindi sono nata con la psicanalisi ortodossa freudiana, però poi ho modificato il mio modo di fare terapia e attraverso appunto la scuola di Palo Alto ho avuto molto e questo avere molto lo dedico anche agli altri. Ed è utile, sicuramente utile, ma anche per superare le Certo. paure, le tensioni, lo stress, tutto ciò che riguarda il disagio del nostro vivere quotidiano, indubbiamente. E scrivere serve anche moltissimo, Accidenti. perché scrivere serve proprio per aprirsi con se stessi e per rileggere se stessi. Prima abbiamo parlato di tabù. Sì. Diciamo che forse tu puoi essere un po' il termometro di quello che è stato l'evoluzione dell'abbattimento appunto dei tabù, perché poi per fortuna è un processo evolutivo e non involutivo in questo caso, almeno in Italia, però in generale. Però un momento, quando si parla di tabù, non si parla solo di tabù sessuali, Però si parla vabbè, di tabù sì, in generale, in però visto che genere. il tema Ecco, il effettivamente è tema questo, in questo parliamo in generale caso di tabù è di tabù sessuali, sessuali. diciamo nello specifico, poi Beh, chiaramente c'è stato un con periodo contorno che. di tabù orientati verso altri Certo, settori, c'è chiaramente. stato un periodo che è quello degli anni 60, quindi il 68, che ha un po' modificato il nostro modo di essere e quindi ha cancellato molti tabù sessuali e non solo. Ed è servito sicuramente per riappropriarci della nostra istintualità e per riuscire a recuperare quello che anche di bello c'è tra di noi. Certo che, come dicevo prima, nel momento in cui ci sono e permangono, perché alcuni piccoli tabù rimangono, c'è niente da fare, perché Certo. ce li abbiamo dentro, ce li abbiamo nel nostro modo di essere, dal punto di vista proprio culturale, sociale, familiare,
cosa capita? Capita che noi contestiamo i nostri genitori, perché è normale che li si contesti ad una certa età, soprattutto nell'età dell'adolescenza. Li contestiamo, a quel punto cerchiamo di andare contro, no? Io sono contro, certo, i tabù, contro certe realtà, contro certe situazioni. Però la nostra educazione ci ha portato a conoscerli quei tabù, quindi molto spesso, anche in modo diverso, li riproponiamo quando cresciamo, quando diventiamo più adulti, certo, casomai rivolgendo il tabù ad un'altra realtà, ad un'altra situazione, che non è più la stessa, originaria, però comunque qualche piccolo tabù sempre serve sempre, perché poi in realtà noi lo riscopriamo noi stessi. Ma nel corso degli anni, però, diciamo, dalle persone che in qualche modo sfogano un po' su di te quelle che sono poi le loro paure, le loro ansie, i loro tabù, che evoluzione c'è stata, insomma, vedi, questo vorrei chiederti. Ma anche su me stessa? No, parlavo dei tuoi pazienti. Ah, beh, i miei pazienti... Cioè, per il termometro, perché che Carolina l'ha fatto, effettivamente questa è un'esperienza che ha avuto per dei mesi, insomma, ecco. Quattro anni quasi di blog. Però in ogni caso, sì, 4 anni, però si parla sempre di un periodo relativamente, certo, breve, insomma, ecco. È difficile, cioè non si può giudicare un cambiamento, certo, della sfera sessuale, delle barriere, diciamo, dei tabù, in 4 anni, magari. Relativamente breve un periodo, invece ecco, in un periodo, no, magari un lasso di tempo più lungo, più sicuramente lunga. Si può, sì, sicuramente, cioè, parlarne meglio. Strumenti, sì, sicuramente. Sì, ma sai, gli strumenti dipendono sempre molto, anche una sociologa può in un certo qual modo, certo, è un lavoro completamente diverso, perché tu fai indagini a livello della società, mm-hmm, a livello, quindi sono ricerche quantitative più che qualitative le vostre. Le nostre invece vanno a colpire l'individuo singolo, ma anche i gruppi, perché poi la psicologia sociale tratta il gruppo, certo, e in quel caso tu vedi come i gruppi sociali si siano modificati nel tempo, certo, e questo è molto evidente soprattutto negli ultimi 30 anni della nostra storia. Come dicevo prima, dagli anni 60 ad oggi sono cambiate tantissime cose, ma non solo le regole, non solo i tabù, proprio il nostro modo di essere, certo. Ma con l'avvento poi di internet, indubbiamente questo è cambiato molto, con la globalizzazione è cambiato molto. Adesso stiamo cercando un po' di riappropriarci del nostro sentimento naturale, secondo me, per riconquistare il nostro mondo, perché prima abbiamo pensato a noi stessi, adesso stiamo cercando di pensare un pochino anche al mondo della natura, alla nostra terra, che purtroppo ha avuto ultimamente, sta avendo seri danni, no? A causa del nostro modo di essere, è vero questo. Però le situazioni si modificano e io le ho viste modificare, ma anche nell'ambito della psicoterapia, voglio dire, delle singole persone, no? Che vengono in terapia. E quindi i cambiamenti ci sono, e notevoli. Certamente. Io invece Loredana, tu ti scontri giornalmente, effettivamente, forse più di loro, con quelli che sono i tabù della gente, ma soprattutto forse spesso sono tabù ostentati tante volte, magari nascosti da una certa ipocrisia.